Le segreterie territoriali della funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura per manifestare contro la grave criticità in cui versano i servizi fondamentali della provincia, dopo prelievi forzosi stabiliti dal governo centrale. Ben 37 milioni di euro, derivanti dalle tasse che i lucchesi versano alla provincia e da ulteriori tagli ai servizi sul territorio. Le nostre richieste sono riportare i soldi sul territorio. I soldi che sono stati sottratti al territorio lucchese. Le strade e le infrastrutture stradali stanno risentendo fortemente dei continui tagli di risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria. E a settembre sarà a rischio anche l'apertura delle scuole superiori. Oltre all'assenza di risorse per la manutenzione necessaria per garantire gli standard di sicurezza, secondo i sindacati, mancheranno i soldi per le utenze elettriche, il gas, l'acqua e all'arrivo del freddo anche degli impianti di riscaldamento. Non c'è più manutenzione per le strade, le scuole a settembre si ritroveranno senza riscaldamento, quindi i genitori e i ragazzi se ne renderanno conto all'inizio dell'inverno di questi problemi. C'è l'emergenza dell'emergenza provincia, ma anche i centri per l'impiego che soffrono in una situazione di disagio, considerando che a oggi in Italia il lavoro è un'emergenza. Al termine della manifestazione, una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Simonetti, alla quale sono state illustrate le preoccupazioni dei sindacati e dei lavoratori.